cosa mi chiedi? Di cosa vuoi parlare? Cioè, non certo, non lo so. Di beni culturali, devo parlare di formazione. Ecco. Intanto hai parlato di 3 miliardi in 5 anni, questo è il Fondo Sociale Europeo, stiamo appunto lavorando alla nuova programmazione europea che vede l'utilizzo di 3 miliardi per la regione Sicilia, quindi stiamo mettendo a sistema tutte azioni per la scuola, per l'istruzione, per i giovani, ripeteremo quelle che sono le misure che partiranno a brevissimo con il piano giovani, quindi start-up di impresa, tirocini, apprendistato, start-up di studi professionali, ma soprattutto stiamo costruendo la nuova formazione professionale, che è una formazione che finalmente parte solo dopo aver sentito quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Adesso arriva Raciti, cosa cambia per voi? Vediamo, noi ci siamo sentiti stamattina, ieri sera, è chiaro, siamo contenti di questa sua vittoria, lo abbiamo sostenuto con grande impegno. Speriamo che ora Raciti riesca a dare una sterzata decisiva a quello che è il partito siciliano, che nell'ultimo anno ha visto, ha perso un po' il ruolo da protagonista che dovrebbe avere naturalmente. Hai parlato più volte di capelli bianchi, sia i tuoi che quelli dei vecchi che ci hanno lasciato, insomma, un po' a mare. Alludi sempre alla politica o alludi anche ai nostri genitori che comunque non hanno preso le nostre difese? Diciamo che dopo 14 mesi di esperienza io ho maturato un po' questa rabbia verso chi ci ha preceduto, nel senso che penso che in passato, c'è stata molta leggerezza, non ci hanno lasciato una regione, una società a misura nostra. E è chiaro, il mio riferimento non va solo alla politica, ma va a una generazione intera che ha avuto degli strumenti anche diversi dai nostri, nel senso che noi oggi purtroppo abbiamo un bilancio regionale che è quasi svuotato. 10 anni fa non era così, avrebbero potuto fare tanto altro, ma hanno preferito utilizzarli in modo diverso. 8 mesi fa eri molto timida quando venivi ripresa, oggi sei molto sicura di te, insomma attacchi senza problemi i nemici che hanno colpito la nostra regione in tutti i sensi, però con la burocrazia ancora non siamo a livello, perché insomma ci sono degli enti, quelli che hanno lavorato bene, che si lamentano e dicono non hanno risposte serie per i pagamenti e quant'altro, perché non procedi anche lì in maniera determinata come hai fatto con la politica? Abbiamo anche lì dato qualche segnale, io ricordo la delibera che avevamo fatto a Debuluccio. Ma vedi che la macchina amministrativa è molto complessa, cioè la mia è una battaglia Davide contro 100 Golia, non uno, e considera che abbiamo trovato una situazione incancrenita dove i passaggi intanto sono di loro molto cavillosi, complicati, e abbiamo cominciato a avviare dei percorsi per la semplificazione, però anche lì molto spesso non vengono recepiti e condivisi dal dirigente X, quindi si avvia tutto un procedimento di discussioni allucinanti, però ti assicuro che risolveremo anche quello a poco, sono passati solo 13 mesi. Ma tu ti senti debole confronto e nei confronti della burocrazia? Sì, sì. Nei confronti loro sei debole? Sì. Chi ti potrebbe aiutare per renderti più forte? Ma non è semplice, il punto è che... Presidente? No, ma non è un discorso di chi mi può aiutare. La macchina amministrativa ha un ruolo diverso da quello che è la politica, anche perché la politica poi è di passaggio tutto sommato, no? Loro ci sono sempre. Nel tuo tempo trovi anche appunto la possibilità di incontrare questi ragazzi nelle scuole. Ti fa ricordare quella che era la tua giovinezza, perché ormai stai diventando vecchia, Anelli? No, senti, no. Vecchia assolutamente no. I capelli te lo sei detto da sola. Quindi. Ma che vuol dire? Dico, ma questo è lo stress, il capello bianco, non è la vecchiaia. Tutti i deputati che ti chiedono una qualsiasi cosa, continuano a chiederti favori? No, non è più una chiedere, no, non parliamo di favori, però dico... I deputati. I ragazzi sono ragazzi, invece tu continui a seguirli. Io ci tengo a girare almeno una volta a settimana, a fare una visita in una scuola, incontrare ragazzi, parlare con loro, anche per rimanere, anche per ricordarmi sempre da che parte sto. Li stimoli a interessarsi. Certo, di ovvio, è il minimo.